anche nelle più grosse previsioni pensavo che ci fosse questa, diciamo, partecipazione, anche perché è stato un accordo stabile. Però sono contento anche perché inizia, diciamo, insomma, nel migliore dei modi questa avventura. In genere, però, purtroppo, ti parlo dell'ultimo, devo sempre di ricordare, prima del dottore, quindi, insomma, cioè, voglio dire, non è che c'è molto da dire sul giornale. Tuttavia, qualche ringraziamento, qualche, diciamo, brevissima considerazione tocca comunque farlo, perché ho avuto l'onere e l'onore di dirigere, insomma, questo nuovo settimanale, questa nuova voce di Cattolica, quindi almeno mi si lascia chiaro che non mi farò prendere dalla tentazione di non userò la famosa scelta di Carlo del Done, mi piace di nozze, quando inizia a fare, diciamo, sono per ringraziamenti, sono ringraziamenti brevi, però veramente tengo a fare come direttore, come amico, eccetera, eccetera. Innanzitutto inizio chiaramente ringraziando, diciamo, il Done di questa testata. Che in questo momento, veramente, insomma, in una congiuntura, un momento di una congiuntura estremamente difficile, quale quella economica oggi, capite chiaramente, qui riferisco alla pubblicità degli inserzionisti che poi permettono la vita di un giornale, in questo momento Marco Cappadone, che è l'editore al quale va il mio veramente più specifico, un lavoro veramente immane, anche perché provate ad immaginare, insomma, abbiamo venduto un prodotto che chiaramente non esiste, adesso stamattina ce l'abbiamo tra le mani, esiste, tutti lo possono guardare, così anche in sezione di società di guarda, e credo che mi dia ragione. Quindi, diciamo, insomma, poi già che cosa è uscito pure, però dimostra la propria sensibilità, vedendoci, diciamo, nella sala di Linux, quindi diciamo un ringraziamento anche a lui, già ringraziato. Poi chiaramente un ringraziamento anche a Pellegrino Mazzoni per quello che ha fatto in questi giorni per il giornale, per quello che continuerà a fare, ha sorretto in maniera, diciamo, mirabile quello che Cappadone ha messo in campo. E poi è chiaro che il cuore pulsante di questo giornale, forse stamattina questo giornale sicuramente non avrebbe visto la luce senza l'apporto, diciamo, alla parte che vi ha spiegato quello che fa, ed è veramente, diciamo, insomma, in questo momento il cuore di questa nuova iniziativa editoriale. La relazione, io chiaramente la relazione non saluterò tutti perché partiamo con una relazione di 22 persone, però chiaramente ci sono tutta una serie di consecuzioni che già sono comparti nel primo numero, abbiamo avuto l'onore di ospitare Giuseppe Pisce, giornalista Rai, tutti quanti conosceranno, e quindi, diciamo, insomma, ci saranno tutta una serie di contributi, quindi io non ringrazio singolarmente la redazione, però è chiaro che l'entusiasmo che hanno dimostrato i giovani in questo momento, la tenacia, la perseveranza che in questo momento stanno dimostrando, credendo in questa, infatti, quello che scrivono nell'editoriale, credendo in questa iniziativa editoriale, che infatti veramente è quella dei più anziani, mi viene di guardare le grandi piante, quindi diciamo veramente un ringraziamento chiaramente anche, come dicevo prima, agli inserzionisti, e poi un piccolo pezzetto di gloria, un ringraziamento anche alla mia famiglia che mi ha supportato questo periodo, un grande spesso, cioè a mia moglie e a mia famiglia che mi hanno supportato, perché sono stato un periodo al quale siamo sottoposti, siamo stati sottoposti tutti quanti, insomma, veramente è stato un momento spettacolo. Nell'editoriale parlo di basso profilo. Basso profilo perché? Perché vorrei tornare a parlare della nostra città in termini più, cioè, parlo ad esempio di quando il web e la televisione non si cambiavano le nostre grado. Ecco, tutti quanti oggi siamo sul web, tutti quanti scambiamo le idee, addirittura ci sono persone che non si incontrano per un anno intero. Però si buttano tutti i giorni, magari su Twitter, dove c'è un network, su Facebook, voglio dire, e manca quel contatto fisico, gli americani lo chiamano crash, quindi manca quel contatto fisico. Ecco, quando vado a basso profilo, io vorrei ritornare a parlare in questo giornale di Cattolica, della sua storia, del costume, delle tradizioni, veramente delle prospettive che questa gente, dei bisogni che questa gente ha a casa. E a tal proposito voglio dire anche che è una cosa alla quale io mi soffermo spesso e credo
un'avventura web, sicuramente sarà così. E cioè, per avere, diciamo, questa linea cioè, temporale, perché se un avvenimento c'è in cui esiste una questione, noi lo possiamo raccontare con la domenica. Poi effettivamente abbiamo la possibilità, come Paolo ha pensato, di mettere immediatamente, diciamo, sul web e dare informazioni. Questa è una cosa importantissima, però io sono dell'idea che il web comunque va considerato come una medicina da ottenere. Deve prendere sempre a piccole dosi, se no direi insopportabile, insomma, questo, e io sono un dubbio del web. Quindi, per concludere, perché insomma, ho detto prima che non volevo puntuare la scena di Verdun, ma sto a piangere, quindi mi abbiamo la confusione. Un altro giornale, chi beneficerà di questo altro giornale? Cioè, di un altro giornale, è chiaro che i fruttori principali sono i cittadini della città. Quindi sicuramente i cittadini saranno coloro i quali beneficeranno di questo nuovo giornale, perché se l'ingrediente principale della democrazia è il pluralismo, è chiaro che più voci fanno la differenza. È normale questo. Prima diceva Gianni De Rosa che Casole comunque è una città dove c'è questo, diciamo, teorie di editoriale locale, eccetera, eccetera, però è pur vero che c'è un dato, e qui il dato non mi darà sicuramente atto, e sono dati che sono meno controversi. Cioè, purtroppo a nord di Napoli è tra Casole e Cagliari, eccetera, eccetera, è una città dove si legge meno. I giornali dalle nostre parti praticamente sono veramente, diciamo, insomma, comprati poco. Quindi le risorse locali, ovviamente anche per questo, perché la vita ha un discreto successo. Ma dicevo prima, l'ingrediente principale della democrazia del pluralismo è chiaro che beneficerà la città, ma io intendo assolutamente che beneficerà anche la città locale questa cosa, perché più voci danno più informazioni, ed è normale. Quindi ritengo che comunque la nascita di un giornale sia un bene, diciamo, assoluto. Quindi insomma, di questo sono assolutamente certo. È chiaro che i fatti devono essere separati dalle opinioni, e è vero che diciamo più voci sono uno strumento indispensabile per il lettore. Quindi abbiamo voluto dare, per concludere veramente, spazio in questo giornale a quello che interessa a noi, ma soprattutto chiaramente lui. Prima di parlare di visto, ce l'avete tra le mani, abbiamo toccato diversi argomenti nelle prime 30 pagine. Parliamo dell'associazionismo, parliamo del welfare, parliamo dell'aspetto ludico, parliamo di musica, parliamo di Nato, sperando un giorno di poter ritornare a parlare anche della scuola locale. Quindi insomma, questo mi sembra una cosa un po' lontana, perché se insomma è chiaro che c'è sempre di Napoli, e quindi dedichiamo più spazio a Napoli. Tutto questo chiaramente con rigore, con onestà, con professionalità e soprattutto passione. La stessa passione che speriamo questo giornale possa farsi evitare e rinascere nei cuori dei cittadini indicatori. Quindi grazie per l'attenzione, grazie di voi. Con grande successo. Io passo la parola a Riccardo Punto per un bel saluto. Grazie.